Bentornati e bentornate qui su Eller Channel. Benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Io sono Eller e oggi inizia un altro weekly vlog. E se siete curiosi di sapere che cosa succederà durante questa fantastica settimana, ovviamente non vi rimane altro da fare che guardare questo video. Ma prima vi chiedo un like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Eller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Bene raga, sono super affaticata e tra poco vi spiego perché, ma sto partendo, sono in ritardo e devo andare ad incontrare un mio amico. Ci vediamo dopo, ciao! Allora, sono arrivata ora in Gaia Ulenti perché mi devo vedere con Daniele, fotografo, amico. E niente, fa un po' freddo, non vedevo l'ora di vederlo, ma comunque volevo raccontarvi come mai non avete visto i miei vlog in queste ultime settimane. Praticamente il 20 dicembre ho iniziato ad avere un'emorragia molto grossa e importante che mi faceva sentire veramente super debole. Questa roba è andata avanti fino al 3 di gennaio, quindi potete immaginare come mi sento anche adesso ed è per quello che faccio fatica davvero a fare tutto. Comunque adesso c'è gente, ne parliamo dopo. E raga, sono qui con Dani a Private Sale. Sono un po' gonfietta, poi vi racconterò, so che continuo a dire che poi vi racconterò, ma giuro, un momento lo troverò per raccontarvi tutto quello che mi sta succedendo. Siamo venuti a vedere un pochettino di svendite private fino all'80% di qualche brand, per cui vi faccio vedere. E stasera eventino in Piazza dei Mercanti, adesso giro e vi faccio il palazzo Giureconsulti, oramai lo conosciamo questo palazzo. Fashion Week sempre qui. Oh, deformazione io stessa, professionale. Io senza luce mi faccio le foto. No, no, c'hai ragione, io sì, tanto sono brutta uguale. No, sei bella! Allora, stavamo parlando del fatto che ci sono certe persone che dicono oggi mi sento cesso, per farsi dire quanto sono belli, per cui bellissima. Noi siamo bellissimi. Speriamo. Ce lo diciamo da soli. Raga, sto andando a fare i capelli. In queste due giornate è successo l'impossibile. E niente, vabbè, il disastro e non sono riuscita neanche a pubblicare il vlog. Comunque vabbè, adesso cerco di mettermi a pari per tutto, ci vediamo dopo, ciao. Allora, oggi andiamo a fare un trattamento, in realtà facciamo la ricrescita e facciamo anche un trattamento ai capelli, così vi faccio vedere che si possono fare i trattamenti ai capelli anche se hai l'extension. Tra l'altro vi invito a guardare la rubrica che va online su YouTube ogni venerdì, in modo tale che potete vedere tutti i trattamenti che faccio ai capelli e soprattutto rispondo a tutte quelle che sono le vostre domande, le vostre curiosità riguardo all'extension. Io adesso entro e noi ci vediamo dopo, ciao! Colore messo, abbiamo messo anche sui miei capelli ma non sull'extension, e poi faremo un trattamento che si chiama trattamento Botox, dopo vi farò vedere. Ho la faccia gonfissima e molto, come dire, sfatta, ma solo perché non sono stata bene, ma ve lo racconterò in un altro momento. Allora raga, abbiamo deciso di fare una piega così riccia e abbiamo fatto il Botox ai capelli, un trattamento che consiglio a tutti perché è stupendo
e ti lascia i capelli super super morbidi. Infatti vedremo nei prossimi giorni. Mi ha detto che dovrebbero scendere questi boccoli che sembrano un po' fusilli, però io le adoro. E poi sono morbidissimi i miei capelli. Ci vediamo dopo, ciao! Come qualcuno di voi ha già notato da Instagram, sono tornata alla casetta, quella vecchia, dove abitavo prima. Ma non perché me ne sono andata, ma perché sto cercando di metterla a posto in modo tale che adesso finiscono le ristrutturazioni del condominio e insomma deciderò poi come utilizzarla. Madonna, che capelli che ho oggi! E raga, chiudo qui il vlog. Mi spiace in questo periodo di essere stata così poco costante, così poco presente. Il punto è che i contenuti da fare sono diventati tanti su TikTok. Oramai abbiamo raggiunto i 30.000. Su Instagram siamo quasi a 50.000, insomma qui siamo quasi a 150.000 e i contenuti da fare diventano tanti tanti tanti. E inoltre ho voluto dedicare tanto tempo agli iscritti dell'Accademia della Legge di Attrazione, a tutti coloro che mi hanno dato fiducia, che si sono iscritti ai miei corsi e che quando hanno bisogno di qualcosa ovviamente io cerco sempre di rispondere. Quindi è stato un mese un po' così, poi ho avuto delle problematiche mie che se mi seguite su Instagram bene o male le avrete già sapute, però vabbè, non ho intenzione di dilungarmi oltre su queste cose perché sto facendo del mio meglio per riuscire a recuperare il ritmo di prima e per riuscire a pubblicarvi sempre contenuti di altissimo valore e spero insomma di essere riuscita a farlo anche stavolta. Ci vediamo nel prossimo vlog, anticiperemo San Valentino e vi farò vedere un po' di cose che mi sono arrivate qua sul canale. Quindi se questo video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi un like di supporto, ma soprattutto se non volete perdervi nessuno dei prossimi video che pubblicherò qui su Eller Channel, non vi rimane altro da fare che iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche in modo tale che YouTube vi possa aggiornare ogni volta che pubblicherò un nuovo contenuto. A me non rimane che mandarvi un bacio e tanto, ma tantissimo amore. Ciao.